Buonasera e bentrovati. Catania Social Club, Valentina Disca. Ciao, Attilio come stai? Scuderi, io Come stai? benone, io Bene, ti benone. vedo in formissima. Bene, sì, visto, ho tagliato un po' la frangia, cambio, si rinnova. E tu? E Tu invece? invece il Catania non cambia. Il Eh sì, Catania non purtroppo sì. cambia, rimane con Purtroppo sì. Lucarelli. È un Catania che anche dalle parole di Lo Monaco sono state dei giorni di riflessione e anche di studio anche con la squadra È proprio dopo i vero, sì. 5 gol col Monopoli. Noi Sì. però siamo sempre sul pezzo, Una no? settimana molto e abbastanza movimentata, come movimentati sono i nostri quattro ospiti qui presenti immancabilmente. Inizio subito a presentarvi Jonathan Spinesi. Buonasera, Buonasera buonasera a Jonathan. tutti, buonasera. Proseguo con Fabrizio Carbone, fiduciario della FCG. Buonasera. Buonasera. Immancabile Davide Buonasera, Baiocco. ciao Ciao Valentina. Davide. E poi abbiamo Pepe Castro, direttore di Ita Sport Press. Ciao Valentina. Buonasera. Insomma, siamo pronti. Siamo Siamo pronti. pronti. Il Si sono Catania. accesi i motori, Si sono accesi i Attilio. motori. Il Catania non ha giocato questa settimana. Ha gongolato però per il primo passo falso del Lecce. È stata una settimana molto intensa. Avete avuto ragione, Davide Baiocco e Spinesi. Lucarelli non si tocca. Ragione, no. Hanno scelto, ora hanno ponderato la scelta. Sicuramente, come dicevamo io e Jonathan, sostituire tanto per. Infatti, il ragionamento è stato logico, no? Nella conferenza stampa il direttore è stato chiaro. Hanno parlato con la squadra, hanno visto che la squadra segue ancora l'allenatore, e quindi, come è giusto che sia, hanno dato fiducia, perché poi sai, quando cambi non sai mai dove vai a finire. Quindi io penso che sia stata anche la scelta giusta da fare. È ponderata. Intanto devo salutare Daniele Di Frangia che è pronto al volo. Abbiamo preparato anche per la seconda parte tantissime statistiche perché parleremo di questa forse crisi del Lecce. Ciao Buonasera, Daniele. buonasera Attilio, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Sì, abbiamo preparato diversi contributi, diverse grafiche, naturalmente, dove andiamo ad analizzare un po' quello che è stato e quello che sarà, Attilio, anche le prossime partite, il fine campionato del Catania, anche perché, insomma, si è riaperto probabilmente il campionato con la sconfitta del Lecce. A te. Allora, siamo pronti, Valentina. Infatti, guardiamoci la copertina di Daniele Di Frangia. A voi. La tempesta è passata e non ha portato rivoluzione a Torre del Grifo. Un forte vento, come lo ha definito Lo Monaco, rischiava di spazzare via parte del lavoro svolto sin qui da staff e società, ma alla fine le valutazioni della dirigenza hanno portato alle conferme, alla strada già tracciata ed ancora da percorrere. Al centro di tutto Cristiano Lucarelli, il tecnico dato per esonerato all'indomani della disfatta di Monopoli e a pochi giorni dallo sfogo post Cosenza che aveva tanto fatto discutere. Ma a differenza delle precedenti stagioni, questa volta la società ha optato per mantenere il tecnico, un bottino di 49 punti in classifica, seconda posizione dietro il Lecce, 8 vittorie in trasferta ed una squadra capace di lottare alla pari negli scontri con la capolista. Un lavoro che seppur con qualche incidente di percorso non meritava di essere interrotto. La squadra ritenuta responsabile della debacle pugliese ha palesato di essere col proprio tecnico, aspetto ritenuto essenziale nel momento di cambiare. È Lucarelli che ha ribadito più volte di non voler mollare la speranza a primo posto fino alla fine, vuole proseguire il lavoro, dimenticando il brutto passo falso di Monopoli e ripartendo dal delicato derby col Siracusa. La sconfitta del Lecce in casa con la Juve Stabia aumenta il rammarico dei punti persi con Leonzio, Casertana e Monopoli, ma al tempo stesso lascia ancora possibilità di recupero con il meno 7 attuale che potenzialmente diventerebbe meno 4. Insomma, i giochi non sono ancora decisi e per Lucarelli la battaglia rappresenta pane per i propri denti. Insomma, si continua a ballare con Lucarelli. Spinesi, Baiocco ha detto era giusto così, perché cambiare tanto per cambiare non aveva senso. Lo Monaco si è preso queste 48 ore, tante sono state anche le voci, l'abbiamo detto durante questi 2 giorni. Sì, ne abbiamo parlato la scorsa volta. È normale che un direttore sportivo deve valutare, insomma, intanto il fuoco che ha dentro ancora l'allenatore nel progetto, se è dentro, se ci crede ancora. Poi parlare con singoli giocatori, così ha fatto, ha visto che tutti rimavano dalla stessa parte, quindi è giusto che sia rimasto lui. Ecco, dopo la tempesta c'è sempre il sereno. Buon auspicio si è visto già ieri, no? Con la sconfitta del Lecce in casa contro la Juve Stabia, gli ex di turno, no? Fabio Caserta Sì, e tra Ciro poco Polito abbiamo una sorpresa, tra poco. hanno fatto un regalo al Catania, e quindi speriamo che questa volta riescano a coglierlo. Direttore di Ita Sport Press, Peppe Castro, non sono state 48 ore semplici, perché poi Lo Monaco se l'è presa anche tanto con la stampa, se l'è presa con il chiacchiericcio, se l'è presa anche, tra poco lo ascolteremo, con quelli che avevano esonerato Lucarelli.
Ma io in effetti ho seguito un po' la vicenda, so benissimo che l'incontro con Toscano per esempio c'è stato, c'è stata anche un'offerta. Ora arriva la telefonata di Lo Monaco, non c'è ma stato. Niente, non si scopre nulla di nuovo, c'è stata anche un'offerta di 9.000 euro al mese per questi mesi restanti, più 90.000 euro il prossimo anno, ma chiaramente poi non c'è stato l'accordo su basi tecniche, tattiche, diciamo così. Però comunque c'è stato l'incontro, è inutile, è innegabile, ma con questo penso che l'amministratore delegato sa benissimo che sono fatti, non supposizioni. Pertanto alla fine è andata... Io condivido perfettamente il pensiero sia di Giona che di Davide, che Lucarelli alla fine è giusto che rimanga, anche perché è un tecnico che finora ha, come all'inizio, ci può stare, che possa avere delle cose da sistemare, da migliorare. Probabilmente alla gestione del posto gara, visto che spesso diciamo che si è creato questo problema con i tifosi proprio nella gestione del posto gara, nella dichiarazione del posto gara. Sì, è vero. Però per il resto è un tecnico che cresce giustamente, certo. Ha tanta strada davanti, dai. Avvocato Carbone, sei stato convinto anche tu di questa conferma o forse mai messo in discussione? Perché tra poco, lo ascolteremo, ha detto abbiamo solo riflettuto. Io ho ascoltato attentamente le dichiarazioni del direttore Lo Monaco in conferenza stampa, nella sua lunga conferenza stampa. Non credo che Lucarelli non sia stato messo in discussione, credo che però le valutazioni alla fine siano corrette, perché Lucarelli è un tecnico giovane, però nonostante questo ci sono dei numeri che non possono certamente mentire. Il Catania ha totalizzato 49 punti, nonostante diversi scivoloni, qualche battuta a vuoto, qualche pareggio inaspettato. Ma sarebbe primo nell'altro girone o a 2-3 punti nel girone B, quindi certamente è da considerare anche il percorso straordinario che sta facendo il Lecce. Vero anche che in questa squadra è mancato qualcosa, forse proprio da un punto di vista caratteriale, di quella voglia di non mollare mai, perché il Catania a livello di organico io non credo che abbia qualcosa in meno rispetto al Lecce, l'abbiamo dimostrato sul campo. E qua si apre la crepa tra Baiocco e Spinesi. Il problema magari è non solo di natura tecnico-tattica, ma probabilmente qualcosa che deve crescere ancora di più a livello mentale. La battuta d'arresto di ieri dei Salentini però riapre degli scenari, quindi alla fine credo che, come hanno detto gli ospiti che mi hanno preceduto, cambiare tanto per cambiare in questa fase a 10 partite dalla fine non credo che sarebbe stato utile. Vabbè, allora, lo scopriremo sul campo. Valentina, sentiamo un po' quello che ha detto. A proposito, ascoltiamo Lo Monaco, vediamo un po' cosa ha da dire su Lucarelli. Lucarelli separato in casa. Ma cosa separato in casa? Lucarelli è l'allenatore del Catania. Siamo passati attraverso un vento forte e dobbiamo venirne fuori. Io penso che la riflessione dopo una sconfitta del genere, sia da persone equilibrate, sia sensato, la riflessione andava fatta, ma non soltanto con il tecnico, ma anche con tutta la squadra, perché sconfitte del genere, al di là di come sono avvenute, bisogna analizzarle, bisogna confrontarsi con quelli che sono i protagonisti. E non mi riferisco solo alla guida tecnica, mi riferisco a 360 gradi. I campionati si vincono soffrendo, sacrificandosi, costruendo, programmando, gettando sangue. Non si vincono così per opere e virtù dello Spirito Santo. Io dico sempre che se dovesse venire la B quest'anno, dovremmo parlare di Guinness dei primati, dovremmo scrivere un libro, raccontare come è stato possibile che in appena 2 anni il Catania è passato dal fallimento alla Serie B. Nonostante che sembra che i 7 punti si sia allungato il distacco fra noi e Lecce, non è finita. No, era giusto continuare con questa squadra a 11 giornate dalla fine. Baiocco, non è finita, è stato profeta, eh? Il Lecce si ferma, gliel'ha buttato un po' Lo Monaco, eh? No, beh. È anche normale, conosce ci sta. Il calcio come lo conosciamo noi, non è tanto che siamo all'interno di questo mondo, sappiamo che il percorso che ha fatto il Lecce è difficile da mantenere questi numeri, questo ritmo, quindi sapevamo, l'avevamo detto prima, quindi che avrebbe perso dei punti, è stato così, non è buttarla al Lecce ma la realtà dei fatti, come diceva prima Jonathan, adesso bisogna approfittarne, quindi miglioramento in se stessi, pensare prima
a noi stessi che a Lecce, perché se adesso Lecce ha perso punti, però poi tu non ti migliori e non ne approfitti, quindi partiamo certo. Punto a capo. Quindi. Bomber, ma è stato solo un vespaio di voci o c'era qualcosa secondo te? No, io ho detto prima quello che ha detto lui, poi ha confermato quello che avevamo detto noi la scorsa volta. Lui è normale che il direttore ha dovuto confrontarsi con l'allenatore per capire se... No, dicevo se la stampa forse ha calcato troppo la mano? No, ma è evidente che dopo un pareggio casalingo in casa contro il Cosenza, andando sotto di due reti, avendo preso 5 gol a Monopoli, ci può stare che una squadra che punta a vincere un campionato si possa mettere in giro, insomma, il discorso che l'allenatore possa saltare, ecco. Però è evidente che per chi ha fatto calcio, magari come me, Davide, niente togliendo agli altri, sa che da queste situazioni si esce ovviamente non così distinto, ma si riflette perché ci sono stati sei mesi precedenti, dove c'è stato un lavoro, quindi bisogna valutare tutto a 360 gradi e così è stato fatto, è stato ritenuto più opportuno restare così. È evidente, come abbiamo detto, che Lecce, come ha detto anche Davide, ha fatto un passo falso, è arrivato il momento dopo 19-20 gare, che non perdeva, che aveva perso solo col Catania, sì. Qual Cibali. Non perdeva in casa dal mese di aprile scorso. Ora, per quello che è successo al Catania, in casa con il Cosenza e a Monopoli, domenica ora il derby col Siracusa, al di là insomma del derby, è la partita per il Catania più importante dell'anno. Daniele Di Frangia, questo Catania però di Lucarelli i punti li ha fatti, l'ha detto prima anche l'avvocato Carbone, 49 punti sono stati messi dentro, è vero che il fattore casa, poi lo vedremo, non è stato così straordinario come tutti gli altri anni, però... Attino, 49 punti sono stati fatti, comunque il Catania è secondo in classifica, potenzialmente potrebbe andare anche a meno 4 perché con la sconfitta del Lecce, la partita in meno del Catania, da meno 7 virtualmente potresti essere a meno 4, è vero che hai sbagliato delle partite, però è un campionato ancora non irrimediabile, quindi tutto sommato ci vediamo, sta vediamo il fatto i numeri, della conferma. Grazie vediamo al nostro un po' Clemente anche i numeri, sì. Bianco, i numeri di Lucarelli. Vediamo un po' i numeri con l'aiuto della regia, con le grafiche, eccole qui, le 15 vittorie, dicevamo appunto del Catania, i 4 pareggi, le 6 sconfitte, 40 reti fatte, 23 subite, ovviamente le 5 col Monopoli aumentano un po' questo dato, però 24 punti in casa e questo poi è l'aspetto principale della stagione del Catania, 25 punti in trasferta, il Catania ha fatto meglio in trasferta rispetto alle muramiche. E poi 8 punti nelle ultime 5 gare, 2 i pareggi nelle ultime 5. È chiaro che il rendimento delle ultime partite sicuramente non è stato dei migliori, però poi c'è anche da analizzare come anche quello del Lecce non è stato certo. Dei migliori, magari poi su lo questo ci arriviamo anche assieme con gli ospiti. Allora, Peppe Castro, è vero quello che dice lo Monaco, è vero, abbiamo fatto un'attenta riflessione, adesso però quanto si alza ancora di più la responsabilità anche da parte del gruppo, dei giocatori? Ma sicuramente la partita di ieri ridà entusiasmo, se vogliamo, e anche deve essere così, determinazione, più cattiveria, perché si è capito che Lecce, questo Lecce in questo momento non è imbattibile, cioè sì, ieri ha sofferto parecchio. Vorrei raccontare un po' un episodio, no, che è successo, sì, dopo Sicula Leonzio Lecce, dove la squadra, praticamente consapevole anche del pareggio, ma del punto, ma della sconfitta del Catania, pare che abbia un po' come festeggiato andando a in giro per qui Catania, mangiando nei panini un po' così. Sì, a fine partita. Sono andati proprio nel paninaro fuori dallo stadio. Questo, sì, è vero. No, questo ho raccontato, questo piccolo episodio che non vuol dire nulla, però lo chiedo anche ai calciatori, gli ex calciatori. Cioè, non è che un segnale, come dire, beh, abbiamo vinto perché anche il Catania ha perso oggi un punto, siamo felici e la tensione in settimana è calata. Ci attacchiamo a tutto? Spinesi, no, noi siamo andati a mangiare panini dopo aver perso 4-1 contro la Regina, quindi a 6-7 domenica alla fine, dove rischiavamo di retrocedere, no? Questo non incide niente, è normale, come ha detto Davide prima, una squadra non può tenere quei ritmi lì e se le tiene, tanto di cappello a fine campionato c'è soltanto a battergli le mani, ecco. Era evidente che prima o poi un passo falso lo facesse. Il Catania non ha bisogno di un passo falso del Lecce, ma più di uno. Quindi è ora arrivato, un po' come diceva anche Beppe prima, è arrivato anche il momento che i calciatori si assumono le responsabilità e prendano in mano la situazione e dimostrino effettivamente
cosa vuol dire giocare, giocare a Massimino, perché anche dai numeri, come noi abbiamo già evidenziato molte volte all'inizio campionato, si vince proprio che il Catania è lì che sta perdendo i punti da lì. Avvocato, lo chiedo anche a Davide, a tutte e due, poi ci fermiamo con Domus Bet. Questo senso di responsabilità da parte dei giocatori, perché forse se ne è parlato un po' meno. Però secondo me il direttore Lo Monaco ha richiamato l'attenzione e avrà tirato certamente le orecchie ai giocatori, perché nel momento in cui lui dichiara che il cambio dell'allenatore sarebbe arrivato solo in caso di rottura fra lo spogliatoio e il tecnico, e ovviamente è un messaggio forte e chiaro ai giocatori di uscire la grinta, di ritrovare quella garra e quindi di confermare che non c'è nulla che non funziona all'interno dello spogliatoio, e quindi li chiama in causa in prima persona perché devono metterci la faccia, perché li ha anche responsabilizzati smentendo quando detto da Lucarelli dopo il pareggio di Cosenza, cioè che si trattasse di giocatori non abituati a determinati palcoscenici, che guadagnavano poco. Lo Monaco ha detto tutt'altro, ha riportato la realtà dei fatti e quindi li ha messi dinanzi alle loro responsabilità. Ora sta anche a loro. Davide, tu cosa ne pensi su questo, questo fattore? Lo Monaco ha battuto molto, ho sentito i giocatori, tutti sono con l'allenatore, motivo in più per andare avanti. Sì, vabbè, questa era la base di tutte le decisioni, perché tanto, ripeto, la decisione è stata fatta soprattutto per questo, perché se la squadra segue l'allenatore è inutile fare dei cambi che non sai cosa ti possono portare in beneficio. Per quanto riguarda la responsabilità, questo è un discorso che io non riesco a capire, questa dovrebbe essere di base. Ok. Il giocatore importante, il giocatore che gioca a Catania, l'abbiamo detto mille volte con Jonathan, non c'è bisogno di uno che io ogni volta che ti... Cioè, il giocatore è l'imprenditore se stesso, io ti devo stimolare ogni volta a essere responsabile. E se qualcuno non ce l'ha? Se qualcuno non ce l'ha, a Catania è semplice la scelta, lo mando via. Ok. Fine stagione. Ma no, ma ci sono 25 giocatori, 11 me ne servono. Servono 25, 11 me ne servono. 11 su 25 oppure non la manifesta, oppure non la manifesta. Non ha mai visto cosa? Non saper tenere la pressione o la responsabilità. Ma intanto la manifesti ogni volta che vai in campo. Cioè, io vedo, io ti chiedo, ti aiuto, ti faccio migliorare, ti faccio crescere, però se poi non ce l'hai, io ti aiuto, ma anche tu ti devi aiutare, perché se non ce l'hai poi devo fare delle scelte. Visto che la rosa è ampia, è libero di fare quello che vuoi. Io credo che il giocatore si debba sentire responsabilità. Poi ci sono giocatori e giocatori, giocatori che hanno delle qualità diverse a livello di personalità, di carattere, e altri ce n'hanno meno, ma questo fa parte del gioco. Però. E questo potrebbe anche essere una delle motivazioni del fatto del cambio spesso di formazione di Cristiano, che magari va alla ricerca di qualche giocatore che magari a parole o per carriera non è altisonante, ma che poi in campo riesce a darti quella grinta, quella cattiveria, quella voglia agonistica che riesce a trascinare. Oppure quello che corre di più anche rispetto a quello che corre meno. È evidente che fino adesso ha rancolato un po' nel buio, perché noi dall'inizio dell'anno che mettiamo in evidenza questo problema qua del Catania, purtroppo non è facile neanche andare a trovare giocatori con queste caratteristiche. Fermiamoci un attimo. Sì, diamo la parola a Clelia Filetti con il momento Domus Bet. A te, Clelia. Grazie Valentina, buonasera a tutti e bentornati qui con Domus Bet, la Daily Bet del Catania Social Club. La scommessa che vi permette di avere un rimborso del 50% nel caso in cui sbagliamo solo un pronostico e del 100% nel caso in cui li sbagliamo tutti. Dato che siamo in clima di Coppa Europea, oggi ci concentriamo sui match delle giornate del 6 e 7 marzo in merito al girone di ritorno degli ottavi di finale. Vediamo un po'. PSG Real Madrid, Liverpool Porto, Manchester City Basilea, Tottenham Juventus, a voi. Allora, cominciamo. Davide Baiocco, Tottenham Juventus, sarà una bella gara, soprattutto perché la Juve l'ha sofferto tanto la squadra inglese. Sì, non sarà facile, secondo me sarà difficile uscire con una vittoria da quello stadio. Io vedo che penso che ne uscirà un pareggio, anche perché visto l'andata, nonostante la Juve abbia avuto la possibilità di chiuderla, Tottenham lì è un'altra squadra. È vero. Quindi penso X. Quindi Tottenham Juventus X, Spinesi, Paris Saint Germain Real. La stessa discorso che dice Davide, Paris Saint Germain in casa è anche fuori, ma in casa è totalmente un'altra squadra. Il Real Madrid all'andata ha vinto non sapendo neanche come.
C'è un infortunio importante, quello di Neymar, da valutare, però certo. a condizioni normali io penso che il Paris Saint-Germain possa vincere anche ampiamente, quindi potrebbe esserci pronostico? Uno e over 3,5. Over 3,5? Io penso proprio di sì. Peppe Castro, tu che sei esperto anche di calcio straniero, Bundesliga, anche il campionato russo, so che... No, meno male che non giochi il Bayern Monaco, dico, no. il mio pronostico non sarebbe stato... E lo so, dai, il Liverpool, dammi il pronostico sul Liverpool. Ma il Liverpool, la partita già si è decisa, questa qualificazione si è decisa già all'andata, quindi io prevedo che ci sono dei gol, perché un po' il Liverpool la giocherà con serenità. Quindi un over? Un gol, diciamo, gol. Va bene, va bene. Avvocato, il Manchester City. Bella partita, secondo me sarà una partita ricca di emozioni e di gol. Poi il City è una squadra che riesce sempre a dare brio e spettacolo, quindi azzarderei un over 3,5. Over 3,5. Clelia, allora facciamo questa nostra daily bet della Champions. Sì, perfetto. Facciamo il nostro ripiego. Allora, PSG Real Madrid 1 più over 3,5. Liverpool Porto gol. Manchester City, Basilea, over 3,5 e Tottenham, Juventus, X. Vi ricordo che per giocare la nostra Daily Bet dovete inserire il codice MEMOBET DEMO1434 su domusbet.it e il gioco è fatto. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con la Daily Bet del Catania Social Club. Allora, illustrissima mia compagna di viaggio. Ma come mai questa illustrissima? No, è illustrissima. Ti ispiro. Ma alziamo. Dobbiamo sentire ancora Lo Monaco, no? Grazie, sì. Guardiamoci l'intervista a Lo Monaco, vediamo un po' cosa ha avuto da dire all'allenatore e alla società del Catania. Vediamo un po'. Ci si accorge che, mamma mia, abbiamo scritto una cazzata. Tutti sti allenatori! E allora per giustificare le cazzate cosa si scrive? Ah, il Catania le ha contattate, poi non le ha potute prendere perché giustamente ha contattato Mourinho, ha contattato Conte, ha contattato Guardiola, non aveva i soldi per comprare, per prendere a Guardiola, Mourinho e come si chiama? Signori miei, gli allenatori che ci sono ora in giro, il Catania se ne può prendere 250.000. No uno, 250.000, no uno e no 250, 250.000. Il Catania sta combattendo per andare in B, il Catania è una società forte, è una società che proverà con tutte le proprie forze ad andare in Serie B, è una società che, come vi ho detto prima, si sta ristrutturando e rilanciando per essere più forte. L'obiettivo nostro quest'anno, quando io all'inizio ho detto la differenza fra noi e Lecce è che Lecce deve andare in B, alla luce dei 6 anni, alla luce degli investimenti, alla luce che il Catania vuole andare in B, abbiamo una grande volontà di andare in B. Perché? Catania vuole perché Catania ha delle priorità. Le priorità sono quelle del completamento, del risanamento. Quindi, chiaro, Pietro Lo Monaco. Nel frattempo, Valentina, cominciamo ad assaporare Baku, sì. Così parliamo meglio di questa conferenza di Lo Monaco, no? Sì. Infatti il nostro sponsor settimanale Baku si trova al Centro Parco Commerciale I Portali, potrete trovare sia degustazioni per il food, pizze, potete anche bere dei buon vini accompagnati a dei buonissimi formaggi, quindi andate a trovare Baku a Centro Parco Commerciale I Portali, di fronte al cinema Cinestar. Perfetto, intanto già luccicano gli occhi a Spinesi. No, ma non diamo sempre la colpa a Spinesi. No, è lui, diciamo che è lui, il folletto che aspira tutto, è lui. Allora, oggi non mangio niente, a dispetto. No, ma dai. No, è impossibile. Va bene, Davide Baiocco, Lo Monaco è sul pezzo, Come sempre. Sì, vabbè, normale, non dice niente di nuovo, ha ragione. Secondo me prima di tutto viene il risanamento, ci vuole una società forte a livello economico che sia sana e da lì costruire le basi per una rinascita, perché di questo si tratta. E quindi ha fatto bene il paragone sul fatto che Lecce debba andare forzatamente, sicuramente è un po' una forzatura, Lecce vuole andare in Serie B, però poi non sarà così facile. Io stuzzico sempre Peppe Castro.
Mourinho, Guardiola, non era quello il problema. Io non l'ho neanche cercati. Vabbè, l'abbiamo detto, dai, ci sta. Invece io mi sempre inviterei la società, al di là che lo Monaco il lavoro lo fa invece bene. Il lavoro di risanamento io è importante, no? Sì, il lavoro di risanamento è stato fatto e lo stanno facendo anche bene. No, io inviterei a fare un'operazione simpatia, se vogliamo dirla così, nel senso che inviterei un po' così Lucarelli ad andare un po' più a parlare, andare nei club dei tifosi in questa settimana, oppure anche a prendersi un aperitivo insieme da Bakù, insieme. Non lo so, cosa ne pensate voi? Io è un'operazione per già l'hanno fatta un po' l'operazione simpatia. Il Catania l'ha fatta. Quale? Un po'. Dai, quest'anno un lavoro No, per esempio, dico in questa settimana particolare, no? Anziché creare poi più l'attenzione, dobbiamo vincere per forza la partita importante, il derby, quella. Io smorzerei un po' questa tensione e non so, farei più unire tifosi e squadra. Non lo so. Non so se è il momento adatto, però. Avvocato Carbone, poi dobbiamo lasciare Davide Baiocco che ha degli impegni e deve scappare. Io credo che la tifoseria sia sempre stata vicina alla squadra, ovviamente a modo proprio e in base anche a quelli che sono stati i risultati. Cioè non puoi, ma questo lo Monaco lo ha anche ammesso, non puoi accettare solo gli applausi quando tutto va bene e rinnegare i fischi quando le cose vanno male. Quindi io credo che invece quello che deve migliorare il Catania è proprio il rapporto che ha con le mura casalinghe, perché il vero handicap di quest'anno del Catania sono i risultati interni, perché è vero che abbiamo fatto un risultato fuori casa straordinario, ricarica per andare via, ma i tifosi hanno sempre dato una marcia in più, quindi deve andare via, quindi si rifocilla prima, no? Non però posso brindare perché a stomaco vuoto, assolutamente. Quindi secondo me più che un'operazione simpatia dovrebbe anche capire lo Monaco che i tifosi vogliono uscire da questa palude, certo, dove non sono finiti per demeriti sul campo, e la tifoseria l'avrebbe accettato con la grande maturità sempre dimostrata, ma siamo finiti in questa palude che è la Serie C, che certamente è un campionato più difficile, ed è forse più difficile vincere un campionato di C che mantenere la categoria in Serie B, secondo me. Però ci siamo finiti per delle responsabilità di questa società. Quindi questo lui non lo deve assolutamente dimenticare, non lo deve fare passare sotto traccia. Credo che lo sa. È ovvio che non è questo il momento di andare a cercare colpevoli o altro. Però è anche vero, posso permettermi, certo, avvocato, lo dico a Spinesi, a Baiocco e tra poco lo salutiamo. C'è però anche una sorta di tormentone su quello che è successo. Quasi come se il fantasma sempre che torna. Come se devi sempre mettere l'accento, sono stati 4 anni assurdi e non ce li dobbiamo, ok, non ce li dobbiamo dimenticare, però dobbiamo anche passare oltre. Punto. Non so cosa ne pensate, Spinesi. Ma io penso che per risalire devi per forza passarne oltre, soprattutto magari è normale che chi ha partecipato a questo declino è normale che si senta addosso le responsabilità, però così come uno si sente addosso le responsabilità deve anche impegnarsi affinché il Catania torni ad essere, certo, il Catania degli anni addietro. Quindi ci vuole tempo, perché non è facile. Il direttore, come ha detto prima e come ha detto anche più volte lo scorso anno, è tornato in una situazione economica molto difficile, è stato rifatto in parte o sembrerebbe totalmente sì, con un altro spalmamento il debito che Catania aveva, quindi è normale che le basi ci sarebbero. È evidente che avere le basi ripartendo dalla Serie B è un conto, avere, certo, le basi di facendo un altro anno in C, ed è per questo è giusto che il Catania si giochi tutte le sue chance, tutte le sue possibilità, anche in minimo, ma questo non ho, certo, dubbi che il direttore lo faccia. Davide Baiocco, grazie. Grazie, un pronostico me lo fai per Catania-Siracusa? Che gara ti aspetti? Difficile perché il Siracusa sta bene, è una squadra che ha passato un momento difficile anche a livello societario, però adesso è libera mentalmente, c'è perché c'è tanti punti, c'è poco da perdere, è la situazione peggiore, no? Migliore per loro e peggiore per il Catania, quindi sarà sicuramente una partita difficile, un pronostico difficile, ma il Catania deve vincere, cioè c'è poco da fare. Grazie Davide Baiocco. Grazie a voi. Ma abbiamo al telefono, vedi, lasciamo un centrocampista. Cambio. E riprendiamo un centrocampista. Io anche se c'è Fabio Caserta, buonasera mister, ben trovato. Buonasera. Fabio, buonasera a te. Io mangio intanto. Ti sta salutando. Ciao, Fabio. Ti faccio anch'io compagnia. Jonathan, se serve un attaccante può venire. C'era Jonathan. Sì, è Spinesi che ti saluta, ma ti saluta anche Davide Baiocco in studio. Fabio.
Grazie Davide, ciao Davide, ciao Jonathan. Allora, ma questo Lecce è vulnerabile, siete riusciti a batterlo? Una squadra molto forte, ma come tutte le squadre, se stai attento, fa una partita attenta e parti corpo su corpo, poi può portare a casa 3 punti, anche se è stata una partita molto bella, combattuta, difficile, però siamo contenti che abbiamo portato a casa 3 punti, per noi molto importanti. Spinesi, domanda per Fabio Caserta. Innanzitutto Fabio lo saluto veramente affettuosamente perché è proprio sempre stato un amico, un bravissimo ragazzo. E ora, aspetta. E ora stai De dimostrando... Non ti dime... no, tu a D'Agostino gli hai detto, non avrei mai immaginato... No, Fabio avrebbe... Fabio sì, no, poteva fare Fabio, perché tempo fa c'è stato Catania-Francavilla e io non sapevo che D'Agostino era l'allenatore. Allora dissi, io ti ho lasciato che non sapevi fare la O col bicchiere e ti ritrovo allenatore con Francavilla, no? E invece no, io ho visto parecchie partite di Fabio, nonostante ci sia stato, diciamo, una rivoluzione anche come squadra, soprattutto anche in fatto di esperienza. Comunque la Juve Stabia ha la sua identità, ha una sua personalità, ha un suo gioco, mettono in difficoltà, si giocano le partite con avviso aperto con tutti, e ieri sicuramente avete fatto, oltre un grande regalo per voi, una grande soddisfazione che vi siete tolti, rimanendo, ecco, dentro il treno playoff, avete fatto anche un grande regalo a Catania, anche intesa come città, Fabio, no? Sì, innanzitutto Jonathan, grazie per i complimenti, sicuramente detti da te, da esperti e gente che ha fatto calcio a certi livelli, sicuramente ti riempie d'orgoglio. Il mio modo di vedere il calcio è di andare a giocartela con tutte le squadre, perché penso che se vai a Lecce, una squadra come la nostra, e ti chiudi per 90 minuti dentro la tua area, nella tua metà campo, prima o poi rischi di prendere gol. Quindi penso che se io devo perdere, voglio perdere giocandomi la partita, giocarla a Bisalberto, ma non solo con Lecce o a Lecce, ma con tutte le altre squadre. Sicuramente un regalo, prima ho fatto un regalo a me stesso, perché noi abbiamo battuto e fermato la capolista, che era 22 risultati utili consecutivi. Noi, la Juve Stabia, non prendeva punti a Lecce da ben 65 anni, quindi un altro motivo in più, certo, per essere contenti, e fare un regalo, riaprire il campionato per Catania, per il Catania e per tutto l'insieme, sicuramente una cosa bella. Assolutamente. Fabio, quindi Ciro ti ha dato il premio a fine partita. E quando glieli levi? No, aspetta, per quelli che ascoltano, Ciro Polito sta collaborando anche con la Juve Stabia. Cos'è il direttore sportivo adesso? È il direttore adesso? Sportivo, sì. Sì, è il direttore. È il direttore sportivo, hai visto? Io per quello sto dicendo. No, so. Ha potere economico, quindi poteva dargli il premio. No, lascia stare, Jonathan. Se va bene una pizza a quarti. Al limite, sa cosa fa? Ti offre una pizza. Bravo. Senti, Fabio Caserta, domanda dall'avvocato Carbone, fiduciario. Buonasera mister, innanzitutto è un piacere ascoltarla e vederla, perché io mi ricordo di lei quando calcava i terreni il terreno del Massimino, e quindi lo seguivo sempre con grande passione e grande affetto. Complimenti per la bella vittoria di ieri e grazie per il risultato, che ovviamente ci fa sorridere qui alle pendici dell'Etna. Le volevo chiedere una cosa mister, ho letto qualche sua dichiarazione nella quale lei dava più fiducia, diciamo, a Lecce, e ovviamente lo è evidente perché è favorito alla classifica, però da un punto di vista di squadra, di gioco, a 360 gradi, secondo lei il Catania può ancora impensierire Salentini per la vittoria finale del campionato? Buonasera avvocato, grazie per i complimenti anche a lei. Allora, io nell'intervista che ho fatto e ho rilasciato, mi hanno fatto una domanda quando c'è stata la partita Lecce e Catania, e ho espresso il mio pensiero perché Lecce giocava in casa, una squadra che non perdeva da tante partite, dove stava facendo veramente bene, e ho detto che secondo me il Lecce è quella squadra in questo momento, poi magari mi sbaglierò fino a fine campionato, è una squadra più quadrata. Noi, avendo affrontato tutte le squadre, la squadra che mi ha impressionato è stata il Trapani, anche il Catania, perché ho una squadra forte con un blasone non indifferente, ma il Lecce mi aveva impressionato un po' di più.
però ripeto, il campionato lo può vincere tranquillamente il Catania, perché la squadra per poter vincere il campionato, ma al di là della partita di ieri, ma in questo momento, ripeto, il Lecce ha qualcosa in più, al di là dei punti, una squadra che non perde per tante partite non è a caso, magari, ma senza magari, è stato sicuramente più continuo rispetto al Catania. Intanto Spinesi continua a mangiare, no, perché tu devi sapere che Fabio Caserta a Catania Social Club beviamo, mangiamo e parliamo di calcio, l'habitat naturale del maschilismo più puro. Allora Fabio, prima di salutarti, quindi corsa aperta, invece Fabio Caserta allenatore con questa Juve Stabia? Ma guarda, la corsa è sicuramente aperta, ancora ci stanno tante partite, tanti punti in palio, ci sarà tanto ancora da sudare per tutte le squadre che lotteranno, per le prime tre squadre lotteranno per la vittoria del campionato, sicuramente sarà una sfida molto affascinante fino alla fine. Per quanto riguarda personalmente, dico che all'inizio ti confesso che avevo un po' di dubbi, qualche perplessità, perché non ero molto convinto di intraprendere questa strada, però pian piano mi appassiona giorno dopo giorno sempre di più, e spero di continuare, di fare bene. Certo. Siamo partiti all'ultimo momento, una squadra che doveva cercare di salvarsi anche le ultime giornate, poi piano piano si è costruito qualcosa di carino, qualcosa che sta venendo su molto carino, i ragazzi sono molto disponibili, credo che la fortuna di un allenatore sia da parte, magari la disponibilità da parte di tutti i ragazzi della rosa, che si mettono a disposizione dell'allenatore, quella secondo me è la fortuna, oltre la bravura che può avere magari un allenatore. Certo. Peppe Castro, volevi salutare o fare una domanda a Fabio Caserta? Sì, salve Caserta, ieri ho visto la partita in TV e mi sono reso conto, insomma, che a volte i calciatori scendono in campo e sono quelli che determinano, però ieri mi è sembrato che avete determinato in un modo o nell'altro voi allenatori. Lei è stato bravo un po' a bloccare il Lecce con 4-1-4-1, diciamo, usciamo anche dagli schemi numerici, ma comunque l'ha narcotizzato, se vogliamo. E non so, io ho percepito questo, non so se lei è del mio stesso avviso, che Liverani abbia fatto un errore a fare due cambi che hanno un po' smarito la squadra. Mi riferisco alla ripresa quando ha fatto uscire Di Piazza e Costa Ferreira. Ma io dico che la rosa del Lecce, al di là di chi gioca, chi subentra, una rosa molto competitiva in tutti i reparti. Io avevo visto, ho seguito molto le partite del Lecce, il modo come affrontavano, perché il Lecce a mio avviso guarda più se stessa che gli avversari, nel senso che loro hanno dei metodi, delle uscite già preparate già di loro, al di là, ripeto, del modulo di chi vanno ad affrontare. Sì. Io ho cercato di limitare molto la parte centrale nel cerchio del centrocampo, perché loro cercano sempre di andare sulla seconda palla, mettendo appunto la palla sugli attaccanti e andare a rimorchio con i centrocampisti. Noi cercavamo di limitare pure questo, uscendo bene con le mezze ali sui difensori centrali, e l'abbiamo fatto bene. Siamo stati sempre stretti, molto corti, perché il Lecce, se gli dai campo, certo, perché i due attaccanti chiedono sempre, e sarà sicuramente Liverani che lo chiede, sempre la profondità, e non vengono quasi mai incontro a giocare. Cercano sempre la profondità, attaccano la profondità perché hanno giocatori forti, e se gli lasci spazio ti fanno male. Noi siamo stati bravi a stare forti in 40 metri e andare e muoverci bene in tutti i reparti. Assolutamente. Fabio, ma è in crisi il Lecce secondo te, lapidario? Secondo me no, ma no. Nello stesso tempo dico che anche con la Sicula Leonzi, ho visto la partita, sì, poteva anche la Sicula vincere, perché sta giocando bene, gioca bene, e poteva vincere tranquillamente. Hanno pareggiato, e ti dico che in questo momento non parlerei di crisi, però, perché una partita ci sta, okay, perdere una partita è possibile. Ok, un difetto e un pregio di Spinesi. Io a Fabio e lui no, di me. No, no, Caserta Spinesi. Ma a Spinesi a me o io di Spinesi? No, tu di Spinesi, Fabio. No,
Allora, un pregio, io parlo calcisticamente, un pregio che se arriva una palla, arrivava, ormai ha smesso, mi dispiace per lui pure, se arrivava una palla in aria, 9 su 10 da gol. Un difetto, che le mortacce sue non tornava mai dietro a darci una mano a noi. Questo l'ha detto anche Baiocco, sempre. Quindi ti ha detto gli mortacci tua, l'ha detto. Fabio, eh? Fabio, io ti dico che sono... No, lo guardate pure per te. No, insomma, Davide e Fabio sono stati non molte volte, ricordiamo quegli anni là, e le portiamo in paragone proprio perché io ho sentito all'inizio telefonata tua, no? Hai detto: io sono andato a giocarmi la partita a Lecce con la consapevolezza di andarmela a giocare, no? Certo. Pur sapendo che hai sicuramente una squadra nettamente inferiore rispetto a loro, però quella lì è la mentalità di quegli allenatori e prima ex giocatori che avevamo in squadra, ecco. A differenza, Fabio, portiamo in paragone un po' qualche difetto caratteriale e di personalità che può avere il Catania. Ecco, il Catania l'ha formato da questi giocatori qua che volevano andarsela a giocare a prescindere. E la chiudi così, ed è con giusto, tutti. Ed è vero. Fabio Caserta, grazie, un abbraccio e buona fortuna, sempre. Grazie a tutti. Buonasera. Un abbraccio a Jonathan. Ciao, e a Davide. Fabio, saluta a Ciro, un abbraccione. Grazie, Gio. Ciao, Fabio, ciao. Dottoressa, prendiamo nuovamente la parola a Clelia Filetti con nuovamente il momento Domus Bet. A te, Clelia. Sì, stasera vi parlo delle promozioni che Domusbet ha dedicato ai suoi utenti registrati online su www.domusbet.it, come ad esempio Domusport, che ti garantisce un ritorno del 25% delle tue perdite mensili per sempre. Per tutti gli amanti del tavolo verde, invece, con Domus Poker avrete un rimborso del 40% della vostra rake generata ogni virtual, che vi dà un rimborso del 20% su tutti i giochi virtuali, come il Virtual Soccer League, le corse dei cani, dei cavalli e tanto altro ancora. E non dimentichiamo gli amanti del casinò, che con Domus Casino hanno un rimborso del 25% sulle loro perdite mensili per sempre. E infine Domus Multigame, che vi dà un rimborso del 15% sia sullo sport, che sul poker, che sul casino. Cosa aspetti allora? Registrati anche tu su domusbet.it. Domusbet.it, il nostro partner. Grazie Clelia. Sì, il nostro partner. Sì, dobbiamo fermarci per pochi secondi. Ritorniamo con Catania Social Club, sempre canale 87, sempre con i nostri ospiti Valentina e Attilio. A tra poco. Special Brill, un pulito così pulito che non lascia tracce. Pulizie uffici, banche, negozi, centri commerciali, condomini. Inoltre pulizie di vaste superfici anche con l'utilizzo di ponteggi e macchinari professionali. Special Brill, via Madonna di Fatima 26B, Gravina di Catania. Per info www.specialbrill.it. Amore, non dirgli neanche dopo anni che tutti i suoi regali ti hanno sempre fatto schifo. E infatti siamo davanti al totem dei coupon. Così i regali te li fanno quelle zagare donne. Jenny, mo che fate, lo sei sentito? E vedi, io sono come il coupon e ti regalo ogni giorno il mio affetto. Bello. Peccato che per questo regalo scontrino per il cambio non ce n'è. Per sempre. Chi dice Domus, dice bonus per sempre. Gioca su domusbet.it. Oltre ai bonus di benvenuto ti aspettano anche i bonus casino, sport e poker, che ti ridanno dal 25 al 40% di quello che perdi. Per sempre. Il gioco è vietato ai minori e può provocare dipendenza. Dobbiamo andare di corsa. Sì. Siamo stati lenti. Sì. Le parole di Lo Monaco, sì, le abbiamo dette. Ma secondo te il Lecce è in crisi o non è in crisi? Ma secondo me un pochito. Spinesi, è in crisi questo Lecce? No, crisi. Sicuramente ha fatto una squadra che ha fatto 4 punti nelle ultime 3 partite. Tra poco Daniele Di Frangia ti fa vedere però anche altro, non è solo quello. Sì, però ha fatto 4 punti nelle ultime 3 partite, è evidente che ora, tolta domenica, che giocano in campo neutro a Siracusa, no? Mi sembra contro l'Atra, ragazze, sì, che insomma
non ci dovrebbero essere problemi, però queste partite qui sono quelle che, se una squadra un po' così e così, dove è chiamata soltanto un risultato, ci sono, stiamo vedendo intanto proprio le immagini di Lecce e Juve Stabia, le difficoltà, e poi dopo affrontano in casa il aiutami che vanno a Cosenza. Ora osserviamo Daniele Di Frangia, facciamo vedere questo Lecce che però non ingrana. Sì, facciamo vedere anche con l'aiuto della regia magari le grafiche, no, Attilio, con appunto, eccoci qui con i risultati del Lecce, in questo caso delle ultime partite, la sconfitta contro la Juve Stabia per 1-0, il pareggio 0-0 con la Leonzio, poi in Coppa Italia aveva perso 2-0 con il Cosenza uscendo dalla competizione, e poi aveva vinto contro il Bisceglie 2-1 ma soffrendo al 90esimo la squadra salentina di Liverani. Ma insomma, diciamo che in generale dalla partita Lecce-Catania, che è stata quella del 21 gennaio dopo la sosta invernale, non è stato un Lecce brillantissimo, no. Attilio, dobbiamo dirlo, è vero che ha vinto a Rende, ha vinto col Catanzaro, ha vinto a Bisceglie, però nelle ultime tre si è fermato assolutamente, e comunque ha dimostrato di non essere il Lecce che avevamo visto nei mesi precedenti. E lo specchio è proprio lì, lo vediamo un attimino anche col nostro Clemente Panebianco, sempre pronto, 270 i minuti di astinenza di questo Lecce. Non che solo. Fa specie, visto che comunque il Lecce, ricordiamo, bravo, che aveva comprato Saraniti al mercato di gennaio, è vero che ha segnato due sconfitte in casa nelle ultime tre, una sola vittoria nelle ultime quattro in casa, un punto nelle ultime tre gare. Peppe Castro è crisi, crisi, stiamo parlando di Coppa Italia lì. Sì, c'è anche la Coppa Italia dentro. Quindi un punto nelle ultime tre gare non è così, che lei ci ha fatto quattro nelle punti ultime tre gare ufficiali, perché la Coppa Italia dai punti? No, vabbè, è sempre è evidente che una squadra come Lecce possa aver perso contro il Cosenza non dando poi importanza magari alla Coppa Italia, perché non avevano schierato, diciamo, la formazione tipo, anche se formazione tipo vinsero 3-0 contro il Matera. È anche vero che è una squadra che un po' nelle ultime partite ha perso anche lo smalto, rapidità di esecuzione. Non è più come una volta. C'è ansia da prestazione anche ma per le loro, dichiarazioni no? Oggi della dirigenza, intanto dopo la partita, sai, sono volte un po' a rasserenare l'ambiente, che nonostante ciò devo dire ieri i tifosi del Lecce hanno sostenuto la squadra, nessuno ha contestato. Quindi forse c'è anche tanta concorrenza dopo il mercato. Dato, vediamo il gol di Mastalli, che gol di Mastalli, bellissimo gol, centrocampista. Non sarà suo padre, però sicuramente un nome che ancora regala molto molto educato. Ieri per esempio proprio Mastalli a Febbre a 90 con Marco Carli ha parlato anche del futuro di suo figlio, ha detto: mi fa piacere che mio figlio ha fatto questo gran regalo alla Catania. E verrebbe a Catania, ha detto. Sì, certo, chi non verrebbe a Catania? È scuola Milan comunque, questo ragazzo interessante, scuola Milan. Avvocato Carbone, è in crisi il Lecce, sì o no? Io credo che sia un momento di appannamento, parlare di crisi ritengo sia eccessivo. Certamente è una squadra appannata che sta tirando magari un pochino il fiato, ha avuto un percorso netto assolutamente invidiabile e quindi sono un po' stanchi, c'è stato il mercato, hanno sprecato molte risorse, ma non parlerei di crisi. Di crisi però no. Sono convinto che qualche altro passo falso lo farà. Daniele, ma questo Catania col Siracusa è un Siracusa che vince in maniera prepotente per 3-0 contro il Monopoli, sì. E adesso ci vuole una gran risposta da parte del Catania di Lucarelli, che sta caricando queste batterie da 10 giorni. Sì, ieri Attilio una partita convincente da parte del Siracusa, che ha vinto 3-0 col Monopoli, ha avuto vita facile ma ha anche comandato bene e diretto bene la gara. Dall'altra parte il Catania, ci sono però due aspetti fondamentali. Intanto questa pausa, questa sosta, sì, queste due settimane che hanno fermato il Catania, bisognerà vedere se sono state un bene, perché hanno smorzato un po' anche il negativo che c'era, oppure se la mancanza di calcio giocato in questo caso può essere un peso per la squadra rossazzurra. E poi ovviamente c'è da capire come reagirà la squadra dopo, insomma, queste due settimane, soprattutto quella passata, abbastanza movimentate. Però un Catania che torna al Massimino in questo caso, e tornerà al Massimino dovendo necessariamente vincere per recuperare quel terreno, visto che poi il Lecce sarà impegnato a Siracusa proprio contro, certo, l'Acragas. Quindi c'è questo, diciamo, doppio scontro Catania-Siracusa,
Però questa volta il Catania veramente non può più sbagliare, lo diciamo ogni volta, ma in questo avvocato Carbone non può sbagliare. Peppe Castro e avvocato Carbone, un ping pong tra voi due. Cosa vi aspettate veramente da questa gara col Siracusa? Una gara di personalità da parte della squadra di Lucarelli e da parte di Lucarelli. Una squadra che deve entrare in campo per sbranare gli avversari, per ottenere i tre punti in qualunque modo. Senza nessun tipo di battuta d'arresto. Non si può più sbagliare, saranno tutte finali, ma questa sarà molto importante perché ci dirà ancora se il Catania ci crede, se i giocatori ci credono, se credono nel mister. Peppe Castro. Ma deve esserci naturalmente una prestazione degna di questo club blasonato, naturalmente senza neanche troppa ansia addosso, perché poi queste sono partite un po' pericolose, perché troppa tensione alla fine può anche succedere qualcosa di sbagliato, soprattutto contro un Siracusa che giustamente verrà a Catania con la voglia, senza tifosi, perché sicuramente certo, i tifosi non ci saranno al Siracusa. Ma ricordiamo, si gioca sabato alle 16:30, perché domenica ci sono due elezioni nazionali. Due ore dopo la partita dell'Agas con Lecce, quindi già questo potrebbe essere anche un fattore importante, perché il Catania giocherà dopo il Lecce e anche il Trapani. Vero, quindi conoscerà questi due risultati. Non so se possono pesare, Jonathan, secondo te questo fatto che il Catania gioca dopo che ha saputo del Lecce e del Trapani potrebbe essere un qualcosa? Insomma? Secondo te? No, io dico che è arrivato il momento che il Catania faccia il Catania, se vuoi puntare a vincere, perché io non ho mai visto nessuno vincere grazie ai regali degli altri, quindi qualcosa del tuo ce lo devi mettere, gli altri anche devono mettere qualcosa del suo, perché se no il campionato non lo vinceresti mai, perché il Lecce è davanti. Un regalo è arrivato dalla Juve Stabia, il Lecce ha avuto questa battuta d'arresto, non quella di domenica ma le prossime due, il Lecce avrà due turni molto importanti e il Catania, se vuole veramente puntare al primo posto, lo deve dimostrare in queste tre partite. Ecco, parliamo però del Siracusa, vediamo un attimo la grafica, perché è un Siracusa che si è fermato fuori casa nelle ultime giornate, ma è un Siracusa che ha il terzo miglior rendimento. 21 punti in 12 gare fuori dal Desimone, 7 le reti subite, solamente è la miglior difesa del campionato in campo esterno, 6 le vittorie, 5 punti nelle ultime 5 trasferte, quindi ha rallentato un po', non vince fuori casa dal 3 dicembre. Spinesi, è una brutta gatta da pelare, perché Paolo Bianco sta facendo giocare bene la sua squadra. Sta facendo giocare bene, poi da difensore che è stato, lo dimostra anche la miglior difesa che c'è al Siracusa. Ecco. Quindi sarà una partita molto delicata, come diceva Davide prima, il Siracusa sta bene, è in condizione, i numeri sono anche dalla loro parte, la classifica li sorride, certo, non hanno niente da perdere, quindi quando una squadra viene a giocare così è normale che è avvantaggiata rispetto a una squadra che invece, viste tutte le vicissitudini che sono successe, ha tutta la responsabilità e gli occhi puntati su se stessa e quindi in queste situazioni qua. Però io sono... Tanto vediamo anche il gol di Tino Parisi, un giocatore totalmente rinato con Paolo Bianco. Non ha trovato attenzione, però io sono molto fiducioso per domenica, perché conosco l'ambiente, conosco lo Monaco quando ci sono momenti di difficoltà, sa tirar fuori non con il bastone in questi casi, ma con la carica positiva, con la responsabilità di ognuno a tirar fuori quello che in questo momento è chiamato. Ecco, sicuramente saranno stati toccati nel proprio orgoglio. È vero. E quando una persona la tocchi nell'orgoglio, io lo dissi la scorsa settimana, ti puoi aspettare di tutto. È vero. Allora, vediamo però anche la volata, perché è vero, parliamo del Lecce, però attenzione, il Trapani sta pressando. Guardate un po' dalla 28esima alla 32esima giornata, le prossime 5 giornate, Lecce sempre avanti con 55 punti, 49 il Catania, 47 il Trapani. Il calendario del Lecce non è straordinariamente facile, Matera, Cosenza, Andria e Casertana, anche il Catania ha in queste due, Siracusa e Sicula Leonzio, due gare difficili, poi Regina Bisceglie e Paganese sono sicuramente alla portata della formazione di Lucarelli, poi il Trapani invece è quello che ha il calendario migliore nelle prossime 5. Peppe Castro e avvocato Carbone, poi andiamo a chiudere con Di Frangio e Spinesi. Ma io penso che il calendario del Lecce sia più difficile, il cammino del Lecce in queste 5 partite che hai fatto vedere tu, Attilio, è più complicato. Il Catania, tutto sommato, avversari alla portata.
queste due partite del Lecce con il Matera, tra l'altro è anche è stato posticipato anche questa partita, si giocherà domenica alle 18:30 con il Matera. E, insomma, Matera e Cosenza è un bel doppio confronto. Da qua io credo che si deciderà anche il campionato. Daniele, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, però in effetti, come dicevi tu, anche il Trapani forse ha il calendario più facile sulla carta. È un Trapani che comunque è lì dietro, è chiaro, certo, che in questo momento noi guardiamo Lecce e Catania. Il Trapani però è al momento a due punti dal Catania. È vero che comunque il Catania si è fermato nella giornata di ieri, però comunque il Trapani si è fermato anche il Trapani, solo il Lecce deve riposare. Esatto, però il Trapani comunque ha dimostrato anche a Reggio di essere lì pronto. Infatti. E poi tu sai come la penso, il mercato di gennaio secondo me ha rinforzato più di tutto il Trapani. Questo è vero. Avvocato Carbone, e poi chiudiamo con Spinesi. Secondo me, l'abbiamo già detto, il cammino del Lecce è quello certamente più complicato. La partita del Catania forse è la peggiore che potesse affrontare, perché il Siracusa verrà determinato, è convinto di fare il risultato perché non ha molto da perdere. Però se il Catania riesce a fare i tre punti, secondo me può approfittarne, perché nelle prossime partite il Lecce qualche altro punto lo perderà. Ma dobbiamo stare molto sereni, in effetti, perché dobbiamo anche guardarci dietro. Però sono fiducioso che se il Catania ottimizza la sberla, la brutta sberla presa col Monopoli, ce la può ancora fare. Spinesi, a te la chiusura e poi salutiamo. Ma io spero che Catania si sia ritrovato e che questa settimana sicuramente cascata proprio a fagiolo. Sicuramente. Ma questo calendario è da vedere oppure? Il calendario è sicuramente da vedere, io l'ho detto prima, tolta questa partita qua che sulla carta non penso possa portare grossi insidi a Lecce, in campo neutro a Siracusa contro l'Acacas. Le altre due sono due partite dove Lecce sicuramente se le dovrà soffrire, e il Catania io sono convinto che se facesse 9 punti in queste 3 partite avrebbe la grossa possibilità di mettersi al tiro di una partita, quella partita poi da giocarsi contro, contro il Trapani. E lì una squadra che deve vincere, per vincere devi vincere. Del resto Giordano, velocemente che siamo in chiusura, tu che sei segui il calcio anche la Lega Pro, hai visto il Livorno che succede? Cioè non c'è nulla di garantito. Vabbè, l'Alessandria l'anno scorso il Frosinone in Serie B di Pasquale Marino, non c'è nulla di garantito. Alessandria magari, Livorno quest'anno insegna, il Padova non pensa perché oramai ha trovato anche il giusto assetto. Però è anche vero che magari possono essere squadre, come è successo a Alessandria l'anno scorso, che sono partite magari forti, hanno preso un grande vantaggio. Oggi, a Catania, insomma, al sud, diciamo, fa freddo relativamente. Certo. Tra poco incominceranno i veri caldi. Bisogna vedere questo Catania come, ma soprattutto il Lecce, se nei primi caldi incomincerà a avere un calo importante, come del resto lo ha avuto anche l'anno scorso, quando si è distaccato definitivamente dal Foggia proprio in questo periodo tra febbraio e marzo. Signori, grazie a tutti voi. Grazie per essere stati qui presenti dagli studi di Ultima TV, canale 87. Rinnoviamo l'appuntamento al prossimo lunedì, sempre alle 21:30, e sempre, chi lo sa, o con Marco Carli o chi lo sa con Attilio Scuderi. Ma va comunque chi bene. Chi passa prima conduce. Ma va così. Comunque bene. Va bene. Alla grazie prossima, per essere Catania stati Social con noi. Club. Ciao. Buonasera. Buonasera.